storico di Genova si sta risvegliando piano piano. Il problema è che a Genova, nel centro storico, come in buona parte del territorio delle periferie, sono in mano da decenni a organizzazioni mafiose, Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra. La Casa della Legalità oggi discute di mafia nel cuore di Genova, il centro storico. Per anni è parso che la criminalità organizzata, molto presente qui fino agli anni Ottanta, fosse scomparsa. E invece... Siccome noi parliamo di mafia al nord, si comincia a dire, in questo quartiere della città qualcuno è passato, ha chiesto ai negozianti se volevano, no, vendere, con azioni di intimidazione che vengono svolte da personaggi che sono dei pregiudicati più o meno noti. Il centro storico è nelle mani della mafia? A noi non risulta che nessuno paga il pizzo. Estorsione, non abbiamo avuto nemmeno una denuncia, una di usura nel 2008. Se questi sono dati, ragazzi... Nei vicoli i commercianti la pensano così. Come rispondo alla mafia al nord? Basta individuare le persone. Chi fa il barista e vende birre... E invece... E qua fanno di tutto. Gente che c'ha gli esercizi che fanno altre cose. Qua tutti che si inventano ristoranti, bar, si inventano tutto, no? Poi cerchiamo la mafia, che mafia? Tanti negozi, molti chiusi e che non si sa bene cosa facciano realmente. Il Comune di Genova deve fare un investimento massiccio e pesante sul centro storico di tipo 10-12 milioni di euro. Monitorando una fetta di centro storico si rende conto che le dinamiche commerciali sono un po' ambigue, ci sono negozi che chiudono, negozi che stanno in piedi pur non... Cioè, l'amministrazione percepisce un qualcosa di anomalo. Stanno per arrivare 12 milioni di euro, il più grande investimento mai fatto dal Comune di Genova finora. E al primo bando per l'assegnazione di 1.250.000 euro... Nessuno ha risposto. C'era l'obbligo di pubblicazione per chi faceva domanda e nessuno ha risposto. C'è una brutta atmosfera. Il sospetto è che si voglia mantenere il controllo su parti di territorio. Torniamo nel centro storico, questa volta con una telecamera nascosta. Permesso? Posso farvi una domanda? Nel centro storico c'è la criminalità organizzata e i commercianti rischiano di pagare il... Secondo te è vera questa cosa? È verissimo, ma devo andare nella Maddalena. Ah, cioè nella Maddalena il pizzo lo pagano? La Maddalena è un modello di vicoli dove c'è spaccio e prostituzione. Più tardi incontriamo un pubblico ufficiale che lavora in questi vicoli sotto copertura. Secondo me questa è la cosa che esiste meno. Cioè, qua il livello è più alto, hanno sviluppato un'attività imprenditoriale più elevata. Degli appalti, subappalti, stranamente, sono solo calabresi. Sui subappalti non c'è un controllo delle istituzioni? Quasi nullo, quasi nullo. Parlando di criminalità organizzata o di attività, sono arrivati a un livello politico dove hanno dei gestori del sistema che risolvono loro il problema. Quindi come funziona? C'è una persona pulita? Una persona pulita che in qualche modo orienta e organizza, quindi non c'è più la necessità del, passatemi il termine, del picciotto che vada a intimidire. Io ho visto che in molti esercizi commerciali dentro c'è l'immigrato, ma l'immigrato è il proprietario. Sono in gestione di immigrati, non riusciamo mai a capire chi sono le proprietà. A Genova la sensazione è che la mafia sia solo scesa sotto traccia. E non solo nel centro storico. Questa è Rivarolo, periferia operaia. Lui è un commerciante che preferisce restare anonimo. La mafia esiste solo al sud oppure anche al nord? Se c'è? Ti dico la mia opinione, la mafia al sud non c'è più. Si sono trasferiti tutti qui. Qui ma perché il livello si è alzato. Hanno negozi, hanno bar. Negozi, hanno... bar, hanno quello che vogliono. Hanno quello che vogliono e lo fanno legalmente. Un quartiere come il nostro di periferia è da molto più tempo che è marcio tanto quanto il centro storico. Se non forse addirittura peggio, perché forse era qui la testa che governava il centro storico. Ci sono ragazzini che andavano a scuola con mio figlio, che ne parlavamo ancora ieri sera, ce n'è uno in particolare che si è data all'imprenditoria nel ramo coca e sta riuscendo alla grande. E ha 17 anni. Se io parto domani, vado dai carabinieri e gli dico questo, questo e questo, loro mi rispondono, lo so. Se lo vengono a sapere gli altri, cominciano le rogne. Ma non è che vengono e ti danno fuoco, magari, eh? Se smetti di lavorare.
dall'89 in poi l'Andrangheta ha preso possesso della Lombardia, di Milano e della Lombardia. A parlare con noi è un ex affiliato all'Andrangheta, un collaboratore di giustizia, tra i primi a riferire della penetrazione in Nord Italia della mafia calabrese. La Calabria è impregnata dal profumo dei ciclamini, le arance, i mandarini, questo profumo che si spazia.